te ne parliamo, io ne sono troppo fiero. Va bene, allora Pierluigi Gorgoni, spirito divino, ha appena concluso una sessione di assaggi del Chianti, prime impressioni a caldo, anche se magari sul vino proprio caldo non deve essere, le prime idee. Le prime idee sono che la 2014 è un'annata non facile, insomma denuncia ampiamente dei limiti di consistenza, in qualche vino anche qualche difetto proprio di maturazione non solo fenolica, cioè nel senso anche proprio sensazioni verdi, vegetali. Ho trovato delle belle espressioni di Sangiovese nella 12 e nella 13, quello sì, anche con qualche nuova azienda che francamente non conoscevo e che è venuta fuori in maniera notevole, ragguardevole, quindi sensazioni belle alla fine, sì. La decisione di per le annate utilizzare il tap and Stelvin ed eventualmente, se non Stelvin, e comunque altri tipi di tappatura, come la vedi da un punto di vista tecnico? Beh, insomma, è dimostrato che sono tappi che hanno una tenuta ottimale, quindi bisogna superare culturalmente il momento della stappatura a tavola, del servizio, no? Cioè superare questo e poi vanno benissimo, no? È dimostrato. Finché si sta lontano dal tappo sintetico in gomma sintetica, in materiale così, secondo me va bene, cioè tutto va bene. Anche perché alcuni di questi vini, anche di annata giovane, insomma di vini di vengono pensati come vini da pronta beva, ma poi in realtà hanno anche una capacità di evoluzione che va oltre i 5 anni, avvicinando i 10, migliorando, crescendo, quindi va bene. Senti, l'ultima battuta su Chianti Lovers, era troppo facile come hashtag, comunque motto? Beh, però è bello, no? Cioè funziona, e tra l'altro è anche bella, cioè l'hanno disegnata bene, portabicchieri sono, no? Anche hanno una classe tutta fiorentina, no? Sartoriale quasi, e il materiale proprio è, non è il solito, no? La solita stoffa di riciclo. Sembrerebbe proprio dei sacchi di Utah, non lo so, bello.